collegamento con noi il governatore del Veneto Luca Zaia. Buongiorno presidente, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità. Tanti gli argomenti che in questa giornata insomma troviamo proprio sulle riviste, sui quotidiani nazionali, anche online. Partirei facendo una domanda che ci hanno girato anche gli ascoltatori, e cioè chiedendo qualcosa di più sulla questione delle trivellazioni in Adriatico. Il Veneto è una regione che ha chiesto il referendum, è corretto? Sì, sì, noi siamo una delle 10 regioni in Italia che ha chiesto il referendum. La legge dice che se 5 regioni, almeno 5 regioni, deliberano con i propri consigli regionali di indire un referendum, il referendum si deve fare. Siamo in 10 regioni, sul totale delle regioni italiane, e noi siamo contrari alle trivellazioni, soprattutto è una battaglia che abbiamo iniziato nella notte dei tempi, però ricordiamoci che anche ci meravigliamo del fatto che il governo non prende posizione contro le trivellazioni anche che si fanno in Croazia. Cioè, pensare che questo catino di acqua che è l'Adriatico sia infinito vuol dire pensare male, perché poi alla fine sappiamo che se ci sono le trivellazioni in Istria, davanti alle coste dell'Istria, vuol dire che noi rischiamo anche di vedere le piattaforme da quanto vicini sono, per cui gli effetti ce li portiamo sempre a casa. Assolutamente.